Sono stati l'alto atesino Martin Stofner e la romena Ingrid Mutter i dominatori della Ledro Ski Race 2017, che ha visto 500 atleti sfidarsi a fil di cielo sul Sentier delle Greste, adrenalinico spartiacque tra il lago di Garda e il lago di Ledro. Uno spettacolo autentico, quello regalato da questa seconda edizione della prova di mountain running, partita in riva al lago color cobalto a mezzo lago, capace poi di proiettare i concorrenti sul Sentier delle Greste. L'aereo è affilato tratto sommitale delle Alpi di Ledro, sospeso tra Alto Lago di Garda e Valle di Ledro, e capace di regalare scorci panoramici ineguagliabili dalle Dolomiti di Brenta agli Appennini, ai ghiacciai alpini del Carealto e ad Amello. Una Ledro Ski Race da record, sia per il primato di presenze, sia perché entrambi i vincitori hanno saputo riscrivere i record del tracciato. Martin Stofner, 31enne della Val Sarentino del team La Sportiva, ha impiegato infatti 1 ora 48 minuti e 20 secondi con un margine di oltre 8 minuti su riferimento che nel 2016 era valso il successo al trentino Andrea De Biasi, arrivato sesto e a sua volta al di sotto del suo precedente record. Letteralmente sgretolato invece il primato della gara femminile, con la Mutter capace di correre in 2 ore 16 minuti e 24 secondi, semplicemente imbattibile, ha festeggiato i suoi 25 anni in anticipo di qualche giorno. La splendida giornata di sole ha permesso inoltre di assaporare il vasto panorama concesso dal Sentier delle Greste, con il lago di Ledro e le sue acque color cobalto a fare da costante riferimento, gioiello lacustre incastonato tra i pendii erbosi della valle, il cui ambiente particolarmente salubre ha meritato l'inserimento nel progetto riserva della biosfera dell'UNESCO, a sottolineare il grande valore di questo territorio, autentica palestra a cielo aperto.